questo programma è offerto da Cordon Bleu Amadori, Insalata di Stagione Bonduel, Campiello, Novellino senza zucchero, Speck Citterio, Pasta Granoro, Martini, Autori di Sapori. Tantissimi giovani che hanno voglia e hanno le potenzialità per avviare una nuova attività commerciale, una nuova attività economica. Ma come fare? Ci sono tanti finanziamenti, ci sono tanti escamotage per poter andare avanti. Lo chiediamo come sempre ai nostri esperti. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Questo è il nostro mondo. Questo è ciò che facciamo ogni giorno per raccontarvi che dietro la bontà di ogni nostro prodotto c'è tutto il sapore della nostra terra. Da 50 anni, tutta la freschezza e la bontà del latte sulla tua tavola. Per una colazione ricca di energia e allegria, latte fresco Sila. Che energia la bontà! Anna عندي ظروف ودي ودي مطروف انا عندي ظروف ودي ودي مطروف وقلبي بك. Bentornati, dottor Laman e dottor De Leo del Centro Servizi NOA di Foggia. Oggi parliamo di finanziamenti, soprattutto di giovani che vogliono avviare delle nuove attività, anche perché ultimamente ci sono dei bandi regionali importanti, MIDI, ma facciamo parlare gli esperti. Dottor De Leo. Sì, oggi abbiamo una grande opportunità, noi cittadini della Puglia, perché la nostra carissima regione ha messo a disposizione un fondo di 60 milioni di euro per le nuove iniziative di impresa, ecco perché l'acronimo NIDI. Ah, ecco. Si tratta praticamente di finanziamenti concessi con un'ottima percentuale anche di fondo perduto per le nuove iniziative, quindi giovani, maggiorenni, per gli uomini fino a 35 anni, per le donne non c'è limite d'età purché siano maggiorenni. C'è anche la possibilità di usufruire di questi fondi per il cosiddetto cambio generazionale, ovvero il papà imprenditore che vuole passare la propria attività, la propria impresa ai figli. Quali sono quindi? Allora, i requisiti li abbiamo descritti. Come si fa
per avere accesso a questo tipo di bandi? Si deve produrre una registrazione ed una domanda, quindi un'istanza, online sul sito di Puglia Sviluppo. È una pratica che bisogna produrre, diciamo, bisogna preparare, è necessario mettere insieme anche una serie di competenze, per questo noi consigliamo a chiunque ne fosse interessato, diciamo, comunque a rivolgersi diciamo, a delle persone preparate o comunque esperte. Noi ci siamo messi a disposizione con il nostro studio e con un pool, diciamo, di altri tecnici o commercialisti per diciamo, preparare al meglio la persona, sia perché è necessario che affronti un colloquio all'interno del quale deve dimostrare le proprie competenze e quindi la possibilità, insomma, avere più chance di ottenere il finanziamento, sia perché la stessa attività, la stessa idea del, diciamo, del richiedente deve essere naturalmente strutturata all'interno di questa pratica in modo tale che, insomma, dimostri di avere comunque una continuità, perché, insomma, dobbiamo un po' sfatare il mito del fondo perduto, prendi i soldi e scappa, come si è sempre detto per noi meridionali. Noi dobbiamo invece proporre delle idee diciamo importanti, le fattive che abbiano nel tempo concrete, che abbiano nel tempo una continuità, che garantiscono alla persona, al giovane o ai giovani che si sono messi in società la possibilità, ecco, di avere un'attività diciamo nel tempo capace di produrre reddito e di svilupparsi. Questi bandi nidi sono a sportello, significa che ci si può rivolgere alla regione finché non finiscono i soldi, quindi bisogna affrettarsi in un certo senso, vero? Beh sì, attualmente le domande sono circa 800, quindi bisogna capire bene che prima la si fa, prima magari si riesce a rientrare all'interno di questo circuito. Questi finanziamenti sono ottimi in quanto prima di tutto sono rivolti alle persone svantaggiate, quindi donne che non lavorano o maschi, come abbiamo detto prima, di età compresa tra i 18 e i 35. Hanno un'ottima percentuale di fondo perduto, il che ovviamente rappresenta la metà dell'impegno, perché fino a 100.000 euro il fondo perduto è pari al 50%. Quindi spieghiamo ai nostri telespettatori: se io ho bisogno di 100.000 euro di finanziamento, ne devo restituire 50. In particolar modo su 100.000 euro il fondo perduto è pari al 50%. In particolar modo su 100.000 euro però bisogna tenere avanti 20.000 euro più IVA. Laddove ovviamente si superi questa cifra, rientrano poi una serie di calcoli che vengono fatti a seconda poi delle progettazioni che noi andiamo a sviluppare. La cosa più importante è quella di garantire che l'idea che il cliente viene a portare da noi in studio trovi una continuità nel tempo, perché la maggior parte delle imprese che hanno usufruito di finanziamenti dopo 3 anni tendenzialmente sono andate verso la rovina. Questo perché? Perché non hanno una buona, corretta gestione di quelli che sono i loro ingressi e le loro uscite. Molto spesso arrivano da noi un sacco di cittadini con delle idee, anche idee abbastanza importanti, ma che ovviamente non hanno un riscontro oggettivo poi nello stato della realtà. Il nostro lavoro, la nostra consulenza, non è solo quella di portare avanti la pratica, ma quella di indirizzare il cittadino, in questo caso il neo imprenditore, a quello che è un percorso successivo a quello dei finanziamenti ottenuti, cioè quello di garantire un circuito, una stabilità, una continuità. Quali sono i primi documenti da fare per ottenere un finanziamento? Immagino che ci sarà bisogno di acquistare delle attrezzature o di avere una sede. Esatto, è importante prima di tutto avere una sede e oggi devo aggiungere a Foggia abbiamo anche la possibilità di insediarsi nelle zone franche urbane. Ah, perfetto, che sono oltre ad un perimetro di Foggia anche a Lucera, Manfredonia, Cerignola e San Severo, esatto. Vero? San Severo, Lucera, Manfredonia e poi anche altre città della Puglia. Andria, per esempio, Lecce, Italia, eccetera. Poi, niente, dicevo, a parte la possibilità di insediarsi in una zona franca, l'ho aggiunto perché è giusto farlo sapere agli utenti, i documenti da preparare sono questi: bisogna costituire un'impresa, aprire una partita IVA, si possono costituire anche delle società in diverse forme e poi naturalmente bisogna produrre una sorta di preventivo o più preventivi per le attrezzature necessarie, che sono poi quelle che valorizzano la richiesta da fare, il valore, diciamo, di denaro da richiedere. Quindi ad esempio una richiesta, come diceva il collega, di 50.000 euro viene fuori da una serie di preventivi
all'interno dei quali l'utente, non so, mette dentro i macchinari piuttosto che una, esatto, un vero e proprio, da fare un vero e proprio business plan. Un singolo, quindi una ditta individuale, può essere ammessa a finanziamento? Sì, può essere ammessa anche una ditta individuale, purché il soggetto proponente abbia i requisiti personali di cui le parlavo. Quindi anche quello di non essere stato, diciamo, di non aver subito procedimenti penali, eccetera, le solite requisiti base di qualunque tipo di finanziamento. Viviamo in una società multietnica, quindi oramai conviviamo con rumeni, con africani, ecco, assumere un immigrato si può fare per ottenere un finanziamento? Beh, ovviamente i requisiti che in questo caso rientrano da parte della persona sono più o meno sempre gli stessi, cioè la persona comunque deve avere la cittadinanza e deve avere ovviamente la residenza. In questo caso la persona assolutamente può essere inserita all'interno di una progettazione. Nelle zone franche in particolar modo, nel momento in cui si va a assumere il personale, bisogna dire che i contributi che si versano per queste persone sono emanati direttamente dalla Regione Puglia, il che rappresenta un vantaggio non indifferente, perché sappiamo benissimo che il costo oggi lavoro incide particolarmente su quello che è poi il fatturato totale di un'impresa o di un'azienda o di una società. Ecco, questo è molto importante, soprattutto per quelli, e guardatemi, che assumono in nero, anzi che non assumono, che hanno dei dipendenti in nero. Nelle zone franche ci sono degli importanti sgravi fiscali, quindi c'è anche una possibilità di far muovere un po' l'economia, soprattutto a Foggia. Le zone franche si trovano più o meno al centro di Foggia, quindi significherebbe rivitalizzare i quartieri, il quartiere settecentesco, i quartieri centrali, e questo significa il cuore pulsante dell'economia foggiana. Infatti il Ministero, nella determinazione delle zone franche, ha tenuto conto di una serie di requisiti e alla fine quindi di un indicatore che è quello di disagio socio-economico. Questo indicatore ha fatto emergere come zone destinate a queste agevolazioni proprio il centro della città, il cuore della città. All'interno di queste zone quindi chiunque farà richiesta, sia le attività esistenti che eventuali nuove attività, oppure attività esistenti che desiderano insediarsi con una unità secondaria, un magazzino, un'altra unità locale, purché anche professionisti, purché però esercitano l'attività in forma di impresa, possono appunto fare una domanda. Tra l'altro una domanda è gratuita e oggi si può fare tramite lo sportello unico presso la Confesercenti, con la quale stiamo collaborando, per ottenere delle agevolazioni. Sicuramente quello poi sarà un credito, un bonus che si potrà utilizzare sia per gli sgravi dell'IRPEF, sia per gli sgravi dell'IRAP per chi è soggetto, sia per 5 anni per il pagamento dell'IMU, che ora non è più l'IMU, della tassa comunale propria, e sia per gli sgravi contributivi per i dipendenti, purché naturalmente almeno il 30% degli occupati risieda nel sistema locale del lavoro in cui ricade la zona franca. Ecco, allora, voi, il vostro centro servizi NOA, ricordiamo che si trova in via Grecia, a Foggia, la macchia gialla, sopra il bar Zenit, perché è più facile da ricordare, voi avete avviato una bella collaborazione con la Confesercenti. Allora, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali delle zone franche, ci si può rivolgere allo sportello della Confesercenti, vero? Sì, assolutamente sì, ci si può rivolgere allo sportello sito appunto all'interno della Confesercenti tutti i giorni, sia di mattina che di pomeriggio. Di conseguenza troverete lì una serie di personale addetto e qualificato affinché possa darvi delle risposte a tutti i quesiti ovviamente che possono subentrare in una prima fase, che è questa appunto di informazione. Ovviamente tutti gli imprenditori o i singoli cittadini che abbiano intenzione di avvicinarsi a questo tipo di bando può andare tranquillamente alla Confesercenti e ricevere tutte le risposte della circostanza. Per invece i bandiniti ci si può rivolgere a NOA. Ecco. Certo. Allora, come si fa? È semplicissimo, basta arrivare da voi in via Grecia 38. Contattando la nostra segreteria è possibile fissare degli appuntamenti. Noi metteremo a disposizione il nostro staff per intanto mappare un po' le idee e le circostanze della persona, quindi le sue caratteristiche, i suoi requisiti, le sue esigenze. È importante per noi. Esatto, perché è importante per noi conoscere bene la persona che lo propone, perché onestamente dobbiamo dare informazioni, quindi non dobbiamo creare delle false aspettative. È molto importante, soprattutto per una nostra correttezza etica professionale. Quindi noi dobbiamo capire il soggetto che vuole fare questa richiesta, cosa
veramente desidera fare, quali sono le sue aspettative e soprattutto cosa sa fare, perché nel progetto sarà lui a dover rispondere al colloquio per dimostrare che è competente in quella materia e che quell'attività è in grado di portarla avanti. Naturalmente alle sue spalle ci sarà sempre lo studio NOA come consulenti di sistema. C'è qualche progetto particolarmente bello che vi ha colpito, particolarmente innovativo? Stiamo seguendo più di un progetto in questo periodo. L'idroponica è sicuramente un progetto innovativo che ci ha colpito particolarmente per le caratteristiche, per le quali però preferirei che risponda il collega che è esperto di agroalimentare. Oh, allora, qual è questo progetto? Come si chiama? Allora, ovviamente per una questione di correttezza non posso fare nomi. Stiamo portando avanti un progetto per quanto riguarda la coltivazione in idroponica, che è una coltivazione che viene fatta all'interno di strutture dove le radici delle piantine sono a contatto direttamente con le sostanze nutritive. Questo tipo di coltivazione determina una crescita mirata, una crescita ovviamente indirizzata all'ottenimento di un prodotto finale di elevata qualità. Sappiamo benissimo che oggi il mercato tende ovviamente a promuovere quelli che sono i prodotti di categoria elevata e l'agricoltura, soggetto ovviamente ai cambiamenti pedoclimatici, non può garantire l'ottenimento di un prodotto di qualità finale. Oggi come oggi l'agricoltura anche biologica rappresenta una lotta contro tutte le sostanze chimiche che vengono utilizzate in quella convenzionale. Questo ovviamente ricade sulla salute finale del cittadino. In particolar modo la coltivazione idroponica rappresenta il futuro, perché è una coltivazione controllata, è uno stato di nutrizione della pianta rigorosamente controllato al fine di ottenere un prodotto di elevata qualità e di conseguenza un aumento del fatturato sul mercato. Benissimo, ringraziamo il dottor Alfonso Lamanna e il signor Marco De Leo del Centro Servizi NOA. Ricordiamo il vostro sito internet www.noacentroservizi.it, NOA con l'H. Telefono 0881 31 11 11, ancora più semplice. Certo, loro si trovano in via Grecia 38, macchia gialla. Ed è molto importante, noi lo diciamo sempre, ogni volta che terminiamo le nostre puntate di Non Tutti Sanno Che, non c'è bisogno di fuggire dalla nostra terra, perché adesso ci sono delle belle agevolazioni fiscali, sia con i bandi nidi che con i bandi delle zone franche. C'è la possibilità, come succedeva tanto tempo fa con Sviluppo Italia, di aprire nuove attività senza bisogno di scappare. E poi la nostra terra è la più bella e ci sono tante risorse ancora non sfruttate. Grazie, vi ricordo la nostra mail televisione@convi.it, grazie al dottor Alfonso Lamanna, grazie al dottor Marco De Leo, buona giornata.